Ragazzuoli, è successa una cosa gravissima! Tanto cielo, come faremo, mo? Sembra che la Bethesda è stata acquisita da Microsoft. Cioè, tutta la Zenimax, cioè, tipo, colpaccio clamoroso della Microsoft che si compra con una botta sola Arkane Studios, Bethesda Softworks, ID Software, quelli di Doom, Machine, quelli di Wolfenstein, Machine Games, e Tango Gameworks e tutta Zenimax Online, di conseguenza del The Scroll Online e tutto quello che verrà, Wolfenstein, Starfield. Non si è capito bene, per adesso non abbiamo certezze su come si comporterà con questi giochi, anche se qualche risposta l'hanno data su Twitter Bethesda, ma soprattutto, regà, io sono andato a pensare una cosa clamorosa che ha a che fare con Fallout New Vegas 2 e ne parleremo a fine video. Comunque, ne abbiamo già parlato su Twitch, per chi mi segue su Twitch già sa tutto, vi consiglio di farlo, trovate il link in descrizione. Sembrerebbe, ragazzi, che la Microsoft abbia acquisito Bethesda Softworks, di conseguenza tutti quelli che hanno comprato PlayStation 5 sono a rischio. Potrebbe essere, non abbiamo certezze, ma potrebbe essere, non sappiamo come si comporterà Xbox, potrebbe essere che The Elder Scrolls 6 o giochi come Fallout 5 diventano esclusive Xbox. Non abbiamo prove, non abbiamo alcuna certezza su come si comporteranno, ma la possibilità c'è, ahimè ragazzi. Perché sappiamo, con giochi come Deadloop, che è in esclusiva a Sony, temporanea, sappiamo che Xbox sembra che ha lasciato tutto com'era. Quindi per quei giochi che già era destinato a un pubblico comunque multipiattaforma, è rimasto così. Però per giochi che ancora non sono usciti e non sono stati destinati a nessuna piattaforma, non abbiamo idea di come si comporterà Microsoft. Quindi tutto ciò lo sapremo soltanto probabilmente tra 2 anni. E quando magari uscirà Starfield o The Elder Scroll, a quel punto, regà, a quel punto molti piangeranno probabilmente. Sembrerebbe comunque sicuro tutti questi giochi verranno destinati a Xbox Game Pass, all'Xbox Game Pass, quindi potrete giocarlo in teoria già da Android in futuro, cioè potrete giocare i giochi comunque Bethesda da Android o da PC in streaming. E il che comunque è buono. A me sinceramente non tange tutto ciò, quindi vedo un po' la cosa tipo stupidi umani che continuano a combattere con la console war e a portare avanti all'economia del mondo videoludico. Quindi un pochetto noi giocatori PC l'abbiamo accollata a voi giocatori di console, che a quanto pare pagherete i giochi 90€, 80€, cifre assurde. Però non lo so, raga, comunque è una cosa gravissima. Non so se ci stiamo rendendo conto che c'è anche il rischio, c'è davvero il rischio che giochi come The Elder Scroll, che quando uscirà The Elder Scroll 6 sarà qualcosa di epocale, alcuni potrebbero poterci non giocare. Per quanto potrebbe essere una mossa anche svantaggiosa da parte di Xbox, perché si parla di guadagni comunque assurdi. E quindi non lo so, c'è il dubbio. Speriamo non prenda questa decisione, per quanto comunque a noi, come ho detto, a me non mi tange, perché ci giocherò da PC e comunque mi aspetto, come The Outer Worlds su Obsidian, mi aspetto un dignitoso miglioramento Ovviamente i fondi aumenteranno, quindi ci aspettiamo anche qualcosa di più, ragazzi. Quindi è questa comunque la notizia positiva, per quanto ce n'è una grossa che sta per arrivare. E niente, se davvero però non potrei giocarci buona parte della fetta di giocatori ad Elder Scrolls 6, raga, è grave. Molto grave. Comunque le prime dichiarazioni di Bethesda dopo che è stata, dopo questa enorme acquisizione pazzesca che ha fatto la Microsoft, per tranquillizzare tutti, Pete Hines ci dice: il punto chiave è che saremo ancora Bethesda. Stiamo ancora lavorando sugli stessi giochi di ieri. Ma non cosa, sbrigatevi, santi Dio. Realizzati dagli stessi studi con cui abbiamo lavorato per anni. Quindi, nel senso, siamo sempre noi e continueremo a essere noi. Sì, il problema qua è su che console uscirete, non è che c'è un altro il problema. Comunque io già me l'immagino, dicono: Microsoft è un partner incredibile che offre accesso a risorse che ci renderanno un publisher e uno sviluppatore migliore. Questo significherà giochi migliori per i giocatori. Tutto ciò ci permetterà di creare giochi migliori d'ora in avanti. Vabbè, l'avevi già detto all'inizio del tweet, si è ripetuto. E io me l'immagino che adesso staranno lì a sfruttare i sviluppatori Microsoft. Spero che mo i giochi saranno un po' più controllati.
e che comunque riescano a uscire un po' più funzionali, perché comunque era famoso, insomma, per la Bethesda, ma anche per la Obsidian, che è stata acquisita da Microsoft e ha portato un gioco un po' più, una produzione più grande fondamentalmente, perché comunque, anche se ormai Bethesda ha 28 anni, per molti di questi 28 anni è stata una compagnia indipendente, anche se è stata acquisita da ZeniMax, resta comunque ancora in parte una compagnia che ancora non è partita alla grande, cioè Tannen ed Elder Scroll ha avuto tanti piccoli arranchiamenti, come dire, oltre Skyrim, che è stato uno dei giochi più venduti della storia, e diciamo ha avuto ogni volta, ogni uscita, vari problemi. Comunque, passiamo alla notiziona, perché c'è una notiziona clamorosa, ragazzi. Sembrerebbe, che stranamente io ho notato che molti youtuber hanno parlato di questo argomento e molti sono xboxari conclamati, tipo i Player Inside, ma hanno mantenuto un aplomb francese, sì, francese inglese, rimanendo proprio calmi e dicendo, no, sembra che abbiano fatto un grande acquistone. Poi dopo, appena hanno chiuso il video, si può, ah sì, l'abbiamo presa, abbiamo vinto, abbiamo fatto un mega acquisto, la Bethesda è nostra, commentatissimi. Noi invece siamo un po' più esterni, però comunque ho visto tantissimi video, sono uscito un po' in ritardo, stando molto in live, sto pure a rilavorare, quindi è un casino, sono youtuber come primo lavoro io. Ho notato che nessuno ha calcolato la cosa più importante, ragazzi, che sembrerebbe che, a quanto pare, adesso è ufficiale, visto che la Bethesda è stata acquisita da Microsoft, Obsidian e Bethesda hanno lo stesso capo, quindi lavorano per la stessa società e la proprietà intellettuale adesso hanno un unico proprietario, che è Microsoft, in teoria. Di conseguenza si apre e si vede un barlume di luce intorno a Fallout New Vegas 2! Questa te rende conto, regate, che cazzo stiamo a parlare? Qualcosa di clamoroso, ma anche Fallout Van Buren, comunque ci sono state tantissime cause. Fallout 3 Van Buren, che doveva essere il Fallout 3 multiplayer di Obsidian, che all'epoca era Black Island Studios. Una cosa clamorosa che non ha pensato a quanto pare nessuno, e per fortuna ci sono qui io, ragazzi, non me l'aspettavo che ero io a portare la notizia, ma ho pensato sta cosa in live con voi l'altro giorno, e andando a vedere sul profilo di Obsidian ho notato un tweet pazzesco dove un ragazzo chiede proprio, ma è possibile che in futuro a questo punto si apre una possibilità per Fallout New Vegas 2, giusto? E la Obsidian ha risposto così. E dice, boh, chi lo sa, che vorrà dire questo messaggio criptico di Obsidian? Che comunque non lo sanno, ma in teoria potrebbe esserci una possibilità, a quanto pare. Cioè, nel senso, loro sono aperti all'idea di iniziare a lavorarci. Quindi non lo so, ma me l'immagino comunque queste due IP che hanno, queste due società che hanno sempre, comunque sono sempre state alla fine, anche se hanno collaborato con New Vegas, un pochetto dopo aver acquisito l'IP di Fallout, dopo la causa e tutti i vari problemi che ci sono stati trascorsi, immagino che ci sia un bel po' di competitività tra queste due aziende. Me li immagino adesso negli stessi uffici che si fanno gli screzi a vicenda, si tirano le cose lì. Chissà se dovranno collaborare per un Fallout New Vegas. La possibilità c'è, ragazzi. Nulla è precluso, gli potrebbero dire mettetevi a lavorare a Fallout New Vegas 2, e questo potrebbe essere il colpaccio secondario più grande di Microsoft. Assicurarsi un altro gioco e buona parte di fetta di mercato che aveva abbandonato Bethesda perché era fan soprattutto dei giochi Fallout come erano precedenti all'acquisizione di Bethesda, a questo punto in teoria potrebbe permettere a Obsidian di lavorare a un Fallout New Vegas 2 parallelo a un Fallout 5 e farli uscire magari a differenza di 2 anni. Non c'è certezza in tutto questo, è un delirio di Marco Chitano, è da profetico, ma la possibilità c'è, ragazzi, quindi non perdete la speranza, perché la possibilità c'è. Con questo, ragazzi, è tutto, vi ricordo di seguirmi su Twitch e su Instagram, trovate il link in descrizione, Marco Chitano. Su Instagram Marco _ con la slash bassa Chitano. E niente, ragazzi, vi ringrazio, vi ricordo di commentare, dirmi teorie, quelle vostre speranze, i vostri dubbi, le vostre paure.
E niente, seguitemi su Twitch che parliamo di questi argomenti, di novità videoludiche, di novità a livello di qualunque cosa. Oggi parliamo dei satanisti e oggi in teoria ci sarebbe Indovina il film oggi, format che ho inventato io, dove dovete indovinare il film fighissimo che sta andando pure da paura, mi fa piacere. Però in teoria oggi non facciamo in tempo, regà, perché per montare questo video, insomma, sono rimasto in ritardo. In più c'è stata una notizia clamorosa, sembra che Barbara D'Urso sia collegata a un gruppo dei satanisti, una cosa assurda, non hanno parlato al Grande Fratello. E adesso noi ne parliamo in live, regà, perché è una cosa gravissima. Però è viva Satana, comunque viva Satana! E niente, vabbè ragazzi, con questa vi saluto, per la felicità dei vicini che passavano qui fuori. Pensano che sono matto. Vi ringrazio a tutti. Ciao belli, ci vediamo in live su Twitch tra poco e ci vediamo tra un po', chi lo sa, su YouTube. Ciao belli, grazie a tutti.